Piano, una situazione pesante in regione, anche Rixi diciamo si è detto perplesso di quello che ha letto nei verbali fino ad ora emersi, e poi c'è anche la partita di alcuni fondi andati alla Lega. Ma oggi abbiamo letto quelli che sono i testi dell'accusa nei prossimi giorni da parte un po' di tutti, soprattutto del presidente Toti. A noi sinceramente di altri soggetti importa poco, da parte del presidente Toti vedremo quelle che sono le memorie dell'accusa, della difesa, chiedo scusa. C'è piena fiducia da parte di tutti gli assessori della giunta e da parte di tutti i consiglieri di maggioranza nel presidente Toti. È una situazione è abbastanza difficile dal punto di vista personale e umana, a lui va tutto il nostro affetto in questo momento. Diciamo che la volontà a portare avanti tutte le partite importanti che riguardano lo sviluppo della Liguria, perché sono occasioni secondo me non ripetibili, storiche veramente per quanto riguarda gli investimenti in Regione Liguria, quindi noi siamo disposti a portare avanti il grande lavoro fatto nel corso degli anni e sicuramente attenderemo quelli che sono gli sviluppi dell'inchiesta nelle prossime settimane. Si parla però sempre più di dimissioni ormai da parte di Toti. Ma guardi, è chiaro ed evidente che le dimissioni da parte del presidente lo aiuterebbero sicuramente a livello personale e soprattutto a livello difesa. È da ammirare il suo coraggio e la sua lealtà nei confronti dei Liguri nel mantenere il ruolo che ha, e quindi questo gliene siamo in questo momento qua tutti grati e lo riconosciamo. È evidente che la minoranza fa il lavoro della minoranza, l'opposizione fa il lavoro dell'opposizione. Parliamoci chiaro, politicamente l'occasione è ghiotta, non è che ci stiamo tanto a girare intorno, quindi vorrebbero andare al voto subito per sfruttare l'onda di malanimo che si è creata intorno a questa vicenda per poi magari salire loro al potere in Regione Liguria o in altri contesti dove oggi sono in opposizione. Il ragionamento è che sicuramente questa situazione non aiuta, le persone coinvolte si difenderanno a loro volta, noi abbiamo massima fiducia, massima stima nei confronti del governatore Toti. Ecco, di quella partita appunto di fondi della Lega, lei sapeva cosa le risulta? Ma guardi, il finanziamento della Lega è un finanziamento solo tracciato bonifico, quindi oggi il Parlamento fa una legge dove indica quali sono gli imprenditori che si possono incontrare, quello che si può dire al telefono, le parole da usare, le mani da stringere, quali sono e quali no, perché non esistendo più i finanziamenti pubblici ai partiti, come nel sistema americano, come nel sistema anglosassone, la politica va avanti solo grazie alle sovvenzioni degli imprenditori che, ripeto, non andiamo noi a incontrare, ma ci incontrano per le problematiche che attanagliano il mondo produttivo. Ripeto, non è un discorso demagogico, ma è la realtà dei fatti. Una volta stabilite queste regole, per noi verrebbe più facile, altrimenti la politica non la potrebbe fare il sottoscritto, che non ha un potere economico di un certo tipo, ma la potrebbero fare solo i miliardari.